Salve a tutti, seconda puntata di Comunicare a Distanza. Parliamo di animali, di cani e gatti. Ormai tanti di noi ne sono in possesso, quindi bisogna conoscere assolutamente delle norme igieniche per vivere questo periodo, come dire, in maniera, fare una convivenza sana con i nostri simili e con i nostri animali domestici. Quindi ne parliamo in compagnia di due giovani dottoresse con grande esperienza qui a Bologna. Emanuela Bologna, benvenuta Emanuela. Sì, Sei in ottima compagnia, vedo. esatto. Come si Saluta a chiama? te. Si chiama Kobe. Kobe, È benvenuto. piccolino. Allora, anche lui farà, insomma, prenderà parte alla nostra conversazione. E poi abbiamo la sua inseparabile collega Claudia Mollace, anche lei veterinaria di grande esperienza. Insomma, sono giovani, però hanno tante cose da raccontarci. Benvenuta, Salve, Claudia. salve, salve a tutti. Bene, allora perché parliamo di animali domestici? Perché partiamo da, insomma, quelle che sono state le dichiarazioni anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi insomma l'istituto degli istituti a livello internazionale, per cui partiamo dalle loro rassicurazioni secondo cui il cane, comunque l'animale domestico, quindi anche il gatto naturalmente, non trasmetta né contragga il virus, parlando giusto del coronavirus. Quindi questa è un po' una rassicurazione per chi possiede un animale domestico ed è anche un deterrente a quello che è il fenomeno dell'abbandono degli animali. Purtroppo, insomma, probabilmente a voi non sarà capitato, me lo auguro, però è un fenomeno a cui stiamo assistendo un po' a livello nazionale. Quindi, raccontatemi un po' la vostra esperienza. Ecco, voi siete operative in ambulatorio, per cui la vostra quarantena in realtà non c'è. Ecco, fate dei turni, però siete operativi. Allora, qual è la situazione, l'atmosfera anche che vivete all'interno dell'ambulatorio a Bologna? Allora, Claudia, dici tu, raccontaci. Allora, sì, diciamo che noi siamo operative, appunto, continuiamo a lavorare 24 ore su 24, ovviamente con i turni, ma siamo sempre disponibili in maniera un po' più restrittiva, ovviamente anche noi, solo per le emergenze. Quindi insomma, Emanuela, ci confermi che la gente continua a venire andare dal veterinario, però voi raccomandate di andare davvero quando ce n'è bisogno, cioè non per un qualsiasi tipo di problema che può essere magari risolto anche con una consulenza al telefono. Immagino che vi facciate anche questo. Sì, adesso ci sta capitando sempre più frequentemente di fare consulenze sia telefoniche ma anche attraverso magari delle immagini o dei video che ci mandano per email, perché spesso non sono delle vere e proprie emergenze, quindi per emergenza di solito noi intendiamo quando l'animale sta effettivamente male, quindi quando magari non respira bene, piuttosto che se ha problemi di inappetenza grave da qualche giorno, o altri tipi di sintomatologie diverse che però, ecco, non sono risolvibili nell'immediato. Tornerei a parlare con Claudia relativamente al discorso dell'igiene del nostro amico quattro zampe. Quindi quando lo portiamo a fare le sue passeggiate, sarebbe diciamo una corretta norma quello di pulirgli poi le zampette, quindi per evitare che a casa calpesti il pavimento e sia diciamo, portando a casa lo sporco che c'è in giro. Ma questa dovrebbe essere una norma di sempre, o sbaglio? Allora, sì, questa dovrebbe essere una norma di sempre, di tutti i giorni, al di là dell'emergenza del coronavirus. Ovviamente, il cane, che è l'animale che va fuori, a differenza del gatto, ecco, Certo. può essere veicolo passivamente di particelle virali, ma non è perché è il cane, ma lo possiamo essere anche noi con le suole delle scarpe oppure con la busta della spesa, perché purtroppo è un virus appunto altamente resistente nell'ambiente. Piccole buone norme di Norme igiene. di igiene che dovrebbero essere presenti appunto tutti i giorni, sempre, però in questo momento magari facciamo un po' più attenzione, esatto, ogni volta che il cane va fuori in passeggiata, di disinfettare appunto le zampe. Dopo aver pulito le zampine, igienizzato appunto le zampe, lavarsi bene comunque le mani anche noi e disinfettarle dopo la passeggiata, ovviamente.
Invece, ecco, parlando sempre di igiene, darei adesso la parola a Emanuela e chiedere un po' la toletta del cane, quindi il fatto che purtroppo in questo momento le toilette, insomma, sono chiuse, ecco. Quindi come facciamo a mantenere pulito il nostro cane? Lo laviamo, insomma, fai da te, con quali prodotti, con quali accortezze? Anche questo penso che sia un'utilità. Certo, allora sicuramente non vanno fatti bagni eccessivi al nostro animale, appunto presi dalla foga di pulirlo in maniera troppo approfondita, sempre per il discorso del coronavirus. Ecco, sicuramente devono essere utilizzati dei prodotti specifici per il nostro animale e quindi evitare di utilizzare saponi piuttosto che shampoo o bagni schiuma fatti per noi umani. E però sì, ecco, mantenere diciamo la stessa scadenza di pulizia che si utilizzava anche prima del coronavirus, quindi evitare di lavarlo 4-5 volte a settimana, ecco, Ecco, non essere non ossessivi. essere troppo ossessivi, no, esatto. E c'è un altro aspetto di cui si è sentito parlare tanto, probabilmente anche con un susseguirsi di fake news. Vedo Claudia che inizia ad agitarsi, perché parliamo di zampette. Ecco, pulire le zampette con delle soluzioni veramente inaudite. Quindi, Claudia, cosa possiamo Sì, dire? diciamo che in queste settimane mi rimbombava nell'orecchio, no, il fatto di queste notizie che circolavano su internet, ma anche in televisione, diciamo, di pulire le zampine del cane con la candeggina. Ecco, vorrei dire assolutamente no, è istiolesiva come per noi, anche per loro, quindi utilizzare dei prodotti fatti apposta, ci sono in qualsiasi negozio di animali oppure anche in farmacia delle salviettine a base di clorexidina al 4% che possiamo utilizzare, o in alternativa la mucchina MED diluita in acqua. O se il proprietario non si dovesse trovare nessuno dei due prodotti, non andiamo in panico, utilizziamo banalmente dell'acqua con del sapone neutro, ma non Ecco, la candeggina. assolutamente non. Assolutamente. O tamponiamo le zampine, asciughiamole bene in modo tale da non farle rimanere umide, quello no, perché poi possono sopraggiungere magari delle sovrainfezioni da umidità e basta. Ecco, puoi andare incontro a dei problemi che ci Esatto, auto-causiamo. sì. Bene. Manuela, volevi aggiungere qualcosa sul discorso delle zampette, del pelo, insomma, spazzolarlo ad esempio fa bene in questo momento? Sì, spazzolarlo sicuramente l'aiuta, anche perché adesso siamo anche in un periodo di muta, per cui stiamo passando da inverno a estate, per cui anche il pelo cambia e quindi sicuramente lo aiutiamo. No, volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda il contatto con gli animali fuori, nel senso che quando si va magari in passeggiata, l'altra buona norma e regola è quella di non far toccare il proprio animale anche alle persone che sono esterne al nostro gruppo familiare, in modo da non eventualmente passare il virus al cane e poi portarselo a casa. Ecco, quindi Certo, fare distanziamento attenzione su questo sociale aspetto. vale anche per Esatto, loro. vale anche per loro. Esatto. Sì. Volete così dare in conclusione una raccomandazione o anche un semplice consiglio insomma, a chi possiede un animale, quindi in questo momento per una sana convivenza? Sicuramente continuare a rispettare anche per loro gli stessi ritmi e gli stessi, diciamo, abitudini che si avevano anche prima del coronavirus, in modo da non stravolgergli completamente la vita nel momento in cui poi si torna a lavorare. E Ma c'è diciamo chi dice che che si facciano troppe, che si usino un po', si abusi un po' del proprio animale con 5, 6, con le 8 passeggiate al passeggiate, giorno, ecco, esatto, anche si perché poi stressano. sono animali abbastanza rutininari, quindi se faccio fare 5-10 passeggiate adesso che siamo, diciamo, confinati a casa, loro poi si aspettano che queste 10 passeggiate vengano mantenute anche dopo e quindi poi iniziano, potrebbero comparire, insomma, dei problemini di gestione, ecco. Per cui sì, non stravolgere completamente la vita anche a loro. Certo, Claudia.
Sì, sono pienamente d'accordo con quello che ha detto la mia collega. Inoltre, se posso, vorrei anche aggiungere il fatto che, ecco, circolano purtroppo delle fake news su Facebook, su Instagram, su tutti i social e soprattutto appunto della trasmissione, del ruolo del cane e del gatto nella trasmissione del coronavirus. Io l'unica cosa che vorrei dire è sensibilizzare, diciamo, i proprietari di animali a chiedere al proprio veterinario. Ecco, se avete un dubbio, qualsiasi dubbio, prima di commettere un atto quale l'abbandono, ecco, chiediamo al proprio veterinario. Siamo qui, anche noi continuiamo a lavorare per voi, quindi mi sentivo di dire soltanto tanto questo, sensibilizzare un pochettino di più le persone all'informazione reale, ecco, Siete non. assolutamente essenziali quanto i medici che si prendono cura di noi umani, quindi è importante assolutamente affidarsi a dei professionisti e non fare colpi di testa e quindi delle iniziative che siano assolutamente da Sì, bandire. Bene, esatto. allora io direi che nel nostro, diciamo, poco tempo abbiamo dato dei consigli probabilmente utili, anzi me lo auguro, quindi mi raccomando, contattate il veterinario per qualsiasi dubbio, affidatevi soltanto, diciamo, alle fonti affidabili, quindi ad esempio mi viene da dire, correggetemi se sbaglio, il sito dell'ordine dei veterinari, dei medici veterinari, ecco lì. Informazione poi reale, ecco, la potete riscontrare sul sito dell'AFNOVI e in alternativa a chiedere e confermare, diciamo, quello che avete letto al vostro veterinario di fiducia. Bene, allora, grazie Claudia Mollace, grazie Emanuela Bologna, grazie per il Grazie a te. vostro tempo, buon lavoro visto che siete molto operative. E, cosa dire, prendiamoci cura dei nostri animali che ci danno grande amore, un amore incondizionato, ci riempiono soprattutto in questo periodo le giornate e niente, ci vediamo alla prossima puntata di Comunicare a Distanza e rimanete connessi, ma soprattutto rimaniamo a casa. Ciao a tutti!